Eccoci qua, buongiorno a tutti, ben arrivati. Togliamo questa e mettiamo questa. Allora, buongiorno a tutti, ben arrivati. Ci siamo, mi date l'ok per favore? Un ok che mi sentite? E un ok che è tutto a posto per il video? Siamo ancora in versione. Ciao, ben arrivati, perfetto, mi sentite? Benissimo. Allora, siamo ancora in versione portatile, diciamo così, da viaggio. Però va bene, insomma, alla fine ho visto che tanti di voi mi hanno scritto che alla fine non è cambiato poi tanto. L'unica cosa che cambia, che voi non vedete, è che ho solo mezzo schermo perché tutto il resto è bloccato dal pannello di controllo di GoToWebinar per fare il webinar. Ho bisogno, logicamente, di leggere le domande, di vedere quello che faccio vedere, insomma, tutto il resto è bloccato. Vedo soltanto un 2/3 del mio monitor. Allora, benissimo. Ieri poi partiamo dalla stellina d'oro, così abbiamo assolutamente qualcosa in più. Allora, questo è quando, quindi anche oggi la stellina d'oro è da vendere, ok? Quindi anzi, proprio perché non ho ancora oggi fatto nessuna operatività, proprio oggi vado a casaccio e faccio uno short di stellina d'oro. Allora, in ogni caso, ritorniamo sempre al punto di prendiamo le parole di Sirio. Non so se ci sei, adesso non vedo chi c'è perché la lista non l'attivo, perché sennò ho ancora meno spazio sul monitor. Allora, ieri io ho detto di vendere la stellina d'oro, cioè io non è che ho consigliato. Perfetto, benissimo. Un attimino, che siccome la nuova versione è uscita attimino solo. Attivo. Allora, perfetto. Versione nuova, ho visto che già tanti di voi mi hanno scritto, in un paio di conti è già attiva, ok? Devo, logicamente, essendo, facciamo l'esempio come un vaccino. È uscita la versione nuova. La prima versione che mi ha mandato Alessandro sembrava non funzionare, ma ero io che non avevo capito, e lui che aveva dimenticato di lasciarmi libero il pannello, quindi non la vedevo. Nella versione che mi ha mandato ieri, in cui l'abbiamo testata, l'ho messa in due o tre conti, perché praticamente la versione funziona così: se il margine scende troppo, per esempio in questo caso è stato settato a 1000 di default, se il margine è sotto i 1000, il robot ti dice: ah, guarda, io ti vorrei aprire l'operazione, ma non te la apro perché hai il margine sotto i 1000 che tu mi hai detto di non fartelo. Quindi logicamente questo rimane ancora poi una gestione ancora di più per chi vuole. Cioè, a me non interessa, è un conto kamikaze, toglimi questo livello del margine, fammi andare anche il conto a 500, a 400, a 300 di margine. Certo, c'hai più operatività, ma il rischio si alza, ok? Questo qui comporta molto, se un conto parte nuovo, quindi un conto che parte vergine e ha questo livello di margine di 1000, lui incomincia ad operare tranquillo. A un certo punto, magari su una coppia dice: ok, ti vorrei aprire questo, ma ho il margine a 980, non te la apro. Nel frattempo le altre coppie si chiudono, il margine sale, quindi quell'operazione lì che ti voleva aprire, magari non te la apre, magari te la apre più lontana ancora, magari non te la apre perché poi ritraccia lo stesso. Quindi alla fine non dovrebbe cambiare molto nell'operatività, addirittura dovrebbe essere un'operatività ancora più con un atteggiamento ancora più come se ci fosse dietro un trader di quelli proprio: ah no, adesso no, lo faccio domani, sto attento, ancora di più
con più disciplina ancora. Questo è quello che mi sono immaginato io nel voler far fare questa modifica. Ciao Sirio, ben arrivato. Sirio, ricordami la prossima volta che ci sentiamo che io ho una cartella qui con scritto Sirio Server. Non so se ci sono delle cose che ti servono del vecchio server, me lo dici, se no io la cancello. Ok, quindi torniamo noi. Grazie a Dollaro che io adesso sono entrato short. Nel discorso che abbiamo fatto ieri, e qui torno alle parole di Sirio esattamente, è tutta questione di take profit, perché alla fine io qui adesso non ho inserito neanche i pivot ieri, però l'entrata era alle ore 9 di ieri, quindi 7, 8, 9, e l'entrata si andava in drawdown, quindi anche tu Francesco me l'hai scritto subito, sono andato in perdita di tot, però poi è questione di take profit, ha fatto 40 pips. La giornata poi finisce alle 17. Se voi cercate di tenervi alle 17 ancora per capire questo, il mercato reagisce. Oggi siamo di nuovo qui sullo stesso punto di ieri e di nuovo io mi faccio un altro sortino. Perfetto, certo che l'hai chiusa perché alla fine lo scopo è sempre chiudere in profitto. Non c'è la chiusura perfetta, non c'è questo perfetto, è tutta chiusura. Questo è il take profit. Noi abbiamo un segnale a lungo andare. Questi segnali qua sono buoni e poi di nuovo non è che sono buoni, sono eccellenti. Poi di nuovo, penna, che colore è? Ti dico un'altra cosa perché ieri nella domanda, adesso mi ricordo se eri stato tu, Francesco, a farmela, ma mi hai detto quanto dove lo metto lo stop loss. Questa lì sopra non ci deve andare. Siamo in un ciclo 2. Questo è il ciclo 3, è partito, è diventato ribassista. Già era ribassista qui. Qui è andato ribassista, non mi può fare un 3 così. Ok, qui sopra non ci deve andare. Quindi se ti prende una volta lo stop su 10, ci sta. Eccolo qui. Perfetto. Allora, Micaela, se ci sei, ti chiamerà Pierpaolo. Perfetto. Grazie. Ok. Perfettissimo. Benissimo, mi hai anche risposto, benissimo. Allora, benissimo, 34 pips sono un buon trade intraday per la sterlina dollaro, un buonissimo trade intraday. Quindi in questo caso lo stop loss in ogni operatività che si fa è sempre questo. Questo che cos'è alla fine? Non è neanche la penna bianca o la penna grigia. Che cos'è questo punto qui? Vediamo se qualcuno me lo dice. Continuo a girare fino a quando qualcuno me lo dice. Dai, che cos'è questo punto qui? Esattamente, qui sopra non ci deve andare perché questo è il max Gauss, quindi l'operatività ciclica qui sopra non ci deve andare e quindi deve scendere, deve assolutamente, qui sopra non ci deve andare e se io ho questa operatività qui oggi, domani, nei prossimi giorni andrò solo short. Poi guardate una cosa, io lo passo di nuovo, forse monotono perché mi ripeto quello di ieri, ma sono di ripetermi, tanti, tanti, ma tanti di voi, e se dico tanti su magari migliaia di persone che mi hanno sentito negli ultimi 5, 6, 7, 8 anni di webinar, se dico tanti, saranno forse una ventina, trentina, 50, 100 persone che sono diventati dei trader professionisti e che fanno del loro trading la professione, quindi non è assolutamente tantissimo a livello di statistica, 10 su 1000, però il trading è questo, il 95% perdono, il 5% guadagna. Guardate. Io ho detto che qui sopra non ci deve andare, giusto? Il max Gauss. Questo è il max Gauss, questa è la parte più alta, quindi alla fine non è che mi sono ritagliato un metodo per fare i soldi e vendere chissà cosa, no? Assolutamente no. Quindi quando uno mi scrive, adesso non mi ricordo, ero in viaggio l'altro giorno, ma non mi ricordo se era, perché era Aldo, non mi ricordo, come è scritto. Che sei contento di avermi trovato nei webinar su YouTube e di resto, che assolutamente io non ho niente da vendere. Quindi, se mi trovate su YouTube, guardate un video e trovate magari belli i miei webinar e tutto il resto, l'unica cosa positiva che dovrebbe normalmente entrarvi in testa, perché c'è questa diffidenza sempre: ah, ma quello fa il webinar per un broker, quello vuol portare il cliente, ma. Ho mai venduto qualcosa? Tutto quello che trovate nel blog è gratuito, quello che faccio nella mattinata è gratuito, è sensato più che altro, quindi già questo è un punto a favore di dire, ok, visto che non hai niente da vendere, ci sarà un motivo perché li fai questi webinar, ci sarà un motivo perché ha tutte queste tecniche e così via. Cioè, se voi mi dite che
Faccio il webinar per vendere 10 euro di indicatore, ragazzi, siamo arrivati a questo punto? Va bene, dai, andiamo avanti. Infatti, e poi mi dite, ma tanti di voi, solitamente uno fa sempre la domanda, ma del robot non ne parli mai? No, non ne parlo perché non me ne frega, non ne parlo, anzi ne parlerò la settimana prossima serale, farò un webinar appuntamento serale per l'aggiornamento, per farvi vedere come funziona la nuova versione, ma non è a scopo di lucro, non è a scopo di vendita e tutto il resto. Certo che dopo è indirettamente una pubblicità perché poi mi arriva una fila di mail, di richieste e tutto il resto, ma non è voluta. Cioè, se volessi fare questo, metterei qualcosa di più marketing da qua, di là, banner, tutto il resto. Non mi interessa questa cosa. Insomma, voi lo capite, chi sta usando il robot sa che dietro il robot c'è un lavoro abbastanza grande. Allora, torniamo però a noi da quello che stiamo facendo oggi. La sterlina dollaro, io sono entrato short nuovamente in questo livello qui. Questo era il primo short, questo era il secondo short di ieri. Vedete, questo livello qui era il primo. Qui era partito il ciclo, quindi si entrava short comunque. Adesso siamo di nuovo qui. Dopo che ha fatto questo ritracciamento rialzista, e qui anche vi voglio di nuovo belli freschi, perché questo minimo qui, che io lo disegno qui sotto, e vediamo se riesco a disegnarvelo di un altro colore. Ok, no, vedete che mi carica questo, no. Ah. Ho fatto lo sbaglio di caricarmi il quadrato qui dentro. Allora, non so che cerco di farmelo. Ecco qui. Allora, questo qui è il minimo di Gauss magenta. Se io vado a riportarmelo qui in alto, prendo quello precedente. È questo quello precedente? Avete mai visto che io metto una cosa del genere? Può succedere se sono laterali che lo disegno così, magari, ma assolutamente no. Qual è il minimo di Gauss? Questo. No, se questo è il minimo di Gauss magenta e sto andando a cercare il massimo di Gauss, che è questo qui, in questa zona qui, quindi lo cercherò più o meno qui. Se questo è il minimo di Gauss, la distribuzione della campana gaussiana magenta, viola, come lo volete chiamare, dov'è? È una distribuzione rialzista o ribassista? Negativa o positiva? Benissimo, chiaro, perché qui sopra, se io vado a vedere il max Gauss di questa campana gaussiana, che è questo più o meno questa zona qui, lo potrei disegnare qui. Ma se notate, il movimento della campana gaussiana è questo, andata già ribassista, quindi è tornata su, quindi deve andare qui sotto, quindi ho anche un livello di target perché questo non esiste, sennò avrei anche qui stessa cosa, anche qui è la stessa cosa del metodo ciclico, lo nasconde, sono tutti quanti vincoli per leggere. Io sto leggendo che qui c'è una formazione a condor, quindi qui sotto deve andare qui sotto, se no non c'è, quindi la campana gaussiana magenta è questa, quindi a questo punto che è arrivata qui in alto, bene, io la posso anche shortare perché probabilmente non andrà a farmi nuovi massimi, poi se me li fa tutto è possibile, però è già arrivata a questo punto qui, cosa devo fare? O questo è un doppio minimo di Gauss, ok? Quindi allora rientra sempre nella tematica, questo è il minimo di Gauss. Questo è un altro minimo di Gauss, lo posso segnare anche se la campana gaussiana sta andando su. Ok, no, il minimo di Gauss, qui sotto non ci deve andare, torna su, questo era il long di ieri. Ok? Qui sotto non ci deve andare, torna su, siamo di nuovo in questa zona qui. Se adesso il mercato comincia a scendere, a me non interessa più che questo sia il minimo di Gauss, mi interessa sapere dov'è il massimo di Gauss. Ma siccome nelle distribuzioni che ho fatto vedere cicliche, abbiamo anche la trend line ciclica, noi siamo sotto, siamo anche sotto la media 64, devo andare long? No, per il momento andare solo short. Infatti questo long qui di ieri sera alle 18, dopo questo ritracciamento qui, io ho fatto un piccolissimo long da qui perché vedevo la candela qui in barra, ho detto qualcosina me la porto a casa. Sono entrato, sono uscito, 5-10 pips, non mi ricordo. Però il mercato è andato praticamente col segnale long, sarebbe stato questo? Avresti guadagnato 10 pips questa notte, adesso, in questa zona qui, alle 6 del mattino, ma
non era un trade da fare, perché siamo in un trend ribassista, cioè una distribuzione in chiusura, non è un trend, scusate, una distribuzione in chiusura, quindi andrò a preferire gli short. Poi notate che oggi, anche ieri, ho beccato solo sterlina dollaro, non sono andato nell'euro dollaro, sono andato in altre coppie, perché se io oggi, come dicevo ieri, ho messo poi ieri sera nel video, sebbene ero stanco, ieri sera le ho fatte, ho messo nel blog il video trading a mitraglietta, perché se io ho il mio bersaglio da seguire, faccio solo trading lì, accumulo mitraglietta, 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 cioè vado a mitragliare su una coppia sola. È inutile che mi vado a fare 5-10 coppie che poi non si riesce a starsi appresso questo e quello e quello. Quindi, questa è. Se tu fai 20 lotti sulla sterlina dollaro, non tutti in un colpo, ma un lotto, due lotti, tre lotti, chiudi, apri, apri, chiudi. Perfetto, ma alle 18 di sera, alle 16, 17 di sera, quando vedo una candela che mi scende così e sei andato dove dovevo andare io, basta, si chiude tutto e domani ci si ripensa, perché quando vai a letto con un paio di mille in tasca, ok, dormi meglio, non perché la ricchezza fa la felicità, ma perché questo lavoro qui è fatto di questo, si fa per guadagnare. Allora, un attimo che adesso mi scrivo ancora. Allora, certo che aiuta, no? Perché se stiamo qui non è che la bellezza, la passione del trading, Sirio, perché alla fine è una nostra passione, la mia, la tua e tutto il resto, no? Se noi andiamo come lo dicevo già tempo addietro, ad alimentare la nostra passione mettendo la 1000 euro, i 2000 euro al mese per alimentare il conto che comunque si brucia, però a fine mese lo rimetto ancora così sono di nuovo in pista. Questo non è, sì, è passione, ma non è professionalità. Cioè, il trading deve essere anche una cosa dopo i primi anni, diciamo, perché non voglio dire mesi, che alimenti la tua passione, deve anche essere devi a un certo punto anche avere dei ricavi, dei ritiri. Per quello io dico sempre a chi vuole incominciare, appoggiatevi anche un attimino, e questo magari a segno pubblicitario me lo potete anche permettere, appoggiatevi a un robot che comunque da un lato vi porta dei guadagni, così almeno siete assolutamente già coperti da una cosa. Poi peraltro il robot non è solo per i guadagni, è anche una cosa che a volte ti aiuta nell'operatività, perché dici, ah ok, sono già operativo con il robot, per oggi basta, perché l'importante è che il trade avvenga appagato dal guardare il telefonino e vedere le operazioni aperte. Quindi le operazioni aperte te le ha aperte il robot, l'altro conto lo lascio in flat e il giorno dopo ci ripensi. Può succedere che il robot vada in difficoltà come in questi giorni? Sì, proprio per questo le nuove versioni servono per questo, ma non è che adesso, chi è capitato adesso in questi mesi, dice cavolo, ma ne esce una versione ogni volta. No, il robot esiste da 7-8 anni e logicamente questa è la versione 2.02, ok? Dovrebbe essere l'ultima per la MT4, ma è perché ogni tanto con l'andamento di tutto quello che io riesco a vedere negli anni, dico ok, c'è una possibilità di ancora una miglioria. Questa del margine è assolutamente la cosa che porterà a essere veramente competitivi nel mercato a tutti gli effetti, perché se il robot dice, ok, sai cosa, non mi vuoi far andare sotto 1000, 1200 di margine, io non ci vado. Ancora meno ho la probabilità di bruciare il conto, perché assolutamente puoi rimanere a mercato, magari non guadagni tanto, anche se poi hai anche le altre coppie che sono comunque profittevoli. Alla fine è questo. Io adesso la voglio vedere attiva. Chiaro che noi parliamo di conti, io mi baso sempre su conti piccoli, 1000, 2000 euro per fare tutti i test e per far vedere come funziona. Ma se tu hai un conto da 1000 euro, certo che hai un'altra operatività di un conto da 10, da 15, da 20, a 30.000, ok? Lì non hai bisogno di avere un margine. Se tu metti il margine a 1500-2000 su un conto da 10.000, probabilmente il robot non si fermerà mai, ok? Un conto da 1000 può essere salvaguardare, però io preferisco sempre fare su un conto piccolo, perché se mi funziona un conto piccolo, i conti grandi sono a posto. Dovrebbe essere il contrario: se mi funziona il conto grande, il conto piccolo me ne frego. No, non è questo, perché io negli anni, non solo io, ma tanti di voi, adesso magari ascolterete non qui nel webinar, ma nella realizzazione, con un conto piccolo, tra virgolette vuol dire da 1000 a 5000, i conti piccoli,
siete arrivati a conti che sono 10, 15, 20, 30 mila. Perché? Perché col tempo si è costruita un'operatività che ha fatto sì che il conto è aumentato, ok? Poi magari chi ha bloccato l'operatività, chi ha fatto questo, chi ha smesso, ha bloccato il robo per agosto, cioè ci sono tante le cose che magari col senno di poi dice, cavolo, se lo lasciavo correre guadagnavo di più, guadagnavo di meno. Per fortuna non sono partito proprio nel momento che l'eurodollaro è crollato, cioè tutte queste cose qui col senno di poi guardiamole dal punto di vista positivo. C'è chi magari è partito nelle ultime 2 settimane, l'eurodollaro è solo salito e adesso si sta beccando il drawdown delle operazioni short che ieri avevano cercato di andare in positivo, poi nella serata è tornato in negativo, ma siamo lì, non è che siamo lontanissimi. Adesso andiamo a vederlo l'euro-dollaro come siamo messi. Allora, guarda, adesso sta ancora salendo, ma anche qui l'euro-dollaro è da comprare o da vendere oggi? Andiamo sui cicli così andiamo a vedere. Poi domani niente webinar, ve lo dico già adesso, domani niente webinar. Domani sono già fuori molto presto, dovrò farmi 15 ore di treno, 14 ore qualcosa. Ha rotto il minimo, non so cosa ha rotto il minimo. L'euro-dollaro o sterlina-dollaro? Non vedo tutte le domande, perché non le vedo tutte? L'euro-dollaro ha rotto il minimo? Non so quale minimo intendi, ma ha rotto il minimo. Allora, 1, 2, 3, qui abbiamo l'1 o il 3, questo è il 2 o il 4, diventa ribassista e parte su. Questa è una formazione alla Condor. Tanto qui, ad occhio, ok, abbiamo questa condizione che non è delle migliori. Allora, devo andare a capire, o è finito tutto qui e mi è ripartito, la distribuzione sta chiudendo, sta salendo, cosa sta succedendo? Allora, quindi già al primo occhio so questo è il punto che devo andare ad analizzare. Allora, non vedendo tutto il monitor, mi baso su questo. Allora, 1 forte, mi chiami un 2 forte. Il 2 forte non me l'ha fatto, ok? Quindi mi ha fatto un 3, un 4 fino a qui. Quante candele abbiamo? Pattern 4S però qui all'interno, questo è il minimo assoluto. Allora, due sono le possibilità. Il 4, lo dico sempre, è un ciclo che può essere anche smezzato a metà, cioè metà ciclo, ok? Quindi questo vuole essere il ciclo 4. Questo, a questo punto, potrebbe essere il ciclo 1. Quindi in ogni caso io non prendo paura ancora di tutto, perché questo potrebbe essere il ciclo 1, andiamo a vedere sull'H4, ok, 1, 2, qui finisce, guardate, è tutto quanto già programmato, guardate. Questo non ci serve più, cancelliamo, questo è comunque, questo non c'entra, questa me la sposto qui. Eccola. Cos'è questo? È partito probabilmente, non lo so, le analisi le faccio logicamente prima perché sennò non avrei la possibilità di leggere il grafico in anticipo. Tu li hai calcolati Y1 e 2, cosa? Nell'H4 come ho fatto io o dove? Sirio? Nell'H1? Ma. Y1 e 2, Y questa? No, è possibile. Un attimo che non vedo tutto il grafico. Come faccio a togliermi tutta sta roba di mezzo? Allora, mettiamola qui, dai. Al posto del 3, questo è un 1? Y? 1, infatti ha detto che ha rotto il minimo. Aspettate perché devo aumentarmi qui le domande perché non vedo, vedo solo metà e non riesco a leggere. Via, ecco. Infatti ha rotto il minimo. Sì, adesso vedo anche il nome. Al posto del 3, al posto di anch'io avevo fatto così, Y più 1,
aspetta che vi avevo fatto così, infatti ho detto che ha rotto il minimo, ok, questo qui è il minimo, 4, il rotto del minimo di qua anche, aspetta un attimino che vi leggo tutti, y, questa y, o quale, Sirio? No. Qui, Y1 ribassista? Questo è un 1. Ah, questo è una Y. E questo è un 1 ribassista. Sì, ma ragazzi, qui controllate anche un attimino la distribuzione. Se noi andiamo a vederla tutta, l'avevo detto anche l'altra volta, comunque, guardate. Tac, tac, la distribuzione può essere... Ah? Quindi è chiaro che io da qui devo far partire un 1, anche perché questo ciclo 1 qui è su H4 la partenza di un nuovo ciclo, perché questo è un ciclo su H4, in questo caso era il ciclo 2, e questo è il ciclo 3 su H4. Quindi alla fine, non voglio dire che ho ragione, perché alla fine magari non ce l'ho, però solitamente dopo tanti anni, questa è una Y, questo è un 1, questo è il ciclo 2, guardate la formazione che ho fatto prima, guardate. La distribuzione che noi vediamo qui nell'indicatore sull'H1 e qui parte il 3. Infatti qui c'è un segnale long. Questo, lasciate stare questo, però alla fine se lo vogliamo veramente leggere abbiamo il 4S anche qui all'interno di questo. Lasciamo stare questa cosa qui che ha fatto zac zac. Non lo so, mezzanotte, vedete gli orari strani. Uno, due, ed è rarissima, non è che me la invento, è rarissima che questa. Ok? Però va bene, 1, 2... 3. Quindi qui è partito il ciclo 1 del ciclo 3, cioè il ciclo 1 H1 del ciclo 3 la partenza. Quindi in ogni caso, se io adesso devo andare a fare un trade, lo faccio dalla rottura di questo minimo, perché il ciclo 3 fa quello che vuole. Siamo long di segnale, siamo sopra la media 12, quindi normalmente sarebbe un long. Però io vado a vedere anche qui, questo ciclo 1 è partito. Ed è andato a toccare la media 48 che mi conferma la distribuzione, giusto? Ok, qui me la conferma e qui è ancora sopra, quindi è forte. Se il ciclo 3 diventa ribassista, va qui, diventa anche ribassista sotto la media e ancora io posso tracciare dall'Y addirittura, non dall'1, alla fine del 2, la mia trend line ciclica e con la trend line ciclica io ho praticamente la parte ribassista della distribuzione. Quindi senza inventarmi niente, io seguo questa cosa qui. Quindi da qui in poi, short, dalla trend line ciclica, dalla rottura dell'open price, linea gialla, 3 diventa ribassista. Ok? Il 3 può fare quello che vuole, quindi intanto lasciamolo andare. Oggi l'euro dollaro non si trada per il momento. Andiamo a vedere la sterlina dollaro. Linea dollaro short su H4. Siamo in un ciclo 2. Allora, stessa cosa qui. Andiamo a controllare. Questo dovrebbe essere un ciclo e questo è un altro ciclo. Quindi questo potrebbe essere l'1, questo è il 2. Quindi un 1 ribassista, un 2 forte. Andiamo a vedere. Questo potrebbe essere un po' sballato. Andiamo a vedere. 1 e 2. Questo è il ciclo 1. Aspetta un attimo, devo vedere dove parte. E non vedo perché c'ho il pannello davanti. Allora, 1,3925. Non vedo perché c'ho sto pannello davanti. 1,3925 abbiamo detto. Dove lo devo mettere per andare? Se me lo sono dimenticato. 1,3925 più o meno. Allora, è partito qui. Quindi questo qui è il ciclo 1, 2, fatemi vedere un attimino, questo è il ciclo quello forte, 2, quindi qui dovrebbe finire una distribuzione. Siamo 1
bassista 2, allora fammi vedere qui. Beh. Sì, è così. Perché alla fine qui mi parte, questo è il ciclo 1, questo è il ciclo 2, questo è il ciclo 1, questo è il ciclo 2, questo è il ciclo 3. Allora siamo giusti anche qui. Questo è il ciclo 3. Infatti, se lo vediamo mettendolo un po' più grande, Paolo, abbiamo questa parte qui, che è praticamente la partenza, diventa ribassista, torna su, deve continuare la fase ribassista. Quindi anche qui siamo allineati, i cicli sono allineati. In questo caso non abbiamo niente da temere, qui abbiamo una situazione che normalmente, cioè in tutti i casi io mi aspetto un nuovo massimo sotto 1,3886, quindi 57 pips dove sono entrato adesso è un signor trade. Campana gaussiana ribassista. Campana gaussiana sull'H4 abbiamo un ciclo 1 che è partito qui, diventa ribassista, un ciclo 2 che è forte, ok? Ma la campana gaussiana vedete che non è tanto forte. E poi notate l'andamento di questo grafico, zac, zac, zac. Vi immaginate che ancora fa così? No, dovrebbe fare così, perché è un ritracciamento di questa zona qui. Guardate questo, per esempio. Vediamo l'altra penna che si vede meglio. Guardate questo. Parte a rialzo, scende, cerca di andare su, scende. Parte a rialzo, scende, cerca di andare su, scende. Quindi alla fine. Ok? Ci siamo. Perfetto. Allora, voglio farvi vedere una cosa, però dovrei bloccare. Ma la dice ciclica, ma la M ciclica dov'è? In che senso dov'è? Qui? All'interno? Guarda, è una bellissima domanda questa, perché guarda. Parte qui, dov'è? Aspetta, dov'è il punto più basso della M ciclica? Cioè, dov'è il punto centrale della M ciclica, Francesco? Mi piacciono queste domande perché possono svelare tante cose. Svelano di voi l'interesse nel mezzo del ciclo, quindi la fine del ciclo, la fine la M ciclica è la metà del ciclo oppure la metà della distribuzione. Quindi la fine di un ciclo, se è la metà di una distribuzione, la fine del ciclo 2. Perfetto. Questo qui era il ciclo 1 e questo era il ciclo 2, giusto? Prima gamba, seconda gamba, guarda, la posso anche spostare un attimino. Adesso sto facendo la terza gamba. Ok? Quarta gamba. Quindi io sto facendo la terza gamba, che solitamente la terza gamba, che cos'è? Suonato qualcosa. Allora. No, a parte la terza gamba non è un ritracciamento, ma può essere anche un ritracciamento, può essere anche un respiro, ma che cos'è la terza gamba? Allora, prima gamba, seconda gamba, terza gamba, la disegno così, e quarta gamba, ok? Una distribuzione laterale. Che cos'è questa terza gamba? Ti ho detto che questa parte centrale è la fine del. In questo caso è una distribuzione, la fine del ciclo 2, giusto? Perfetto, quindi abbiamo l'1, il 2, 1, 2. Che cos'è la partenza, la terza gamba? Che cos'è? La partenza del ciclo 3, 4. Ok? Quindi in questo caso, dove siamo adesso? Questa partenza qui, questa terza gamba, è automaticamente la partenza del terzo ciclo. Non sfugge, non cambia. Poi può succedere che ci siano distribuzioni così. Ok, rialziste. Quindi il ciclo 2 finisce qui, il ciclo 3 è più grande, più lungo, fa quello che vuole. Oppure c'è una distribuzione a disegno qui che parte così e diventa così. Quindi la terza gamba è così. E poi riparte, ma in ogni caso quando parte è sempre il ciclo 3. Va bene? Un'altra nuova, un altro piccolo criterio di perseguire, giusto, Francesco? Quindi alla fine il bello di questa cosa che io porto avanti da tantissimi anni è che non ho bisogno di mettermi una maschera dietro a qualcosa, ma ragazzi, il mercato è irrazionale, così. No, io con tutto quanto quello che leggo ciclicamente c'è un vincolo di lettura. Poi posso dire sì, il ciclo 3 è stato più forte, il ciclo 2 è stato debole.
posso dire quello che voglio, ma la struttura di lettura è sempre la stessa. Non è che mi invento una punteggiatura perché oggi il mercato si muove così. Prima non ho motivo per farlo, okay? Perché non richiedo niente per farlo, e quello ancora di più mi appaga nel fare i webinar, ma più che altro perché so che la struttura è quella. Poi guardate, se questa cosa qui si sposta, questa gambetta qui, ancora più regolare, io la lascio qui perché l'abbiamo fatta ieri, ma la metto qui, su questo minimo qui. Questo minimo qui che cos'è? 1,38 e 83. 1,38 e 83. 1,38 e 83 è questo, già lo so. Quindi può darsi che ci sia qualcosa che deve far partire da qui, ma a me non interessa, perché io ho già scelto di far partire qui il ciclo 3, perché c'è un motivo. Sono andato sopra la 12, sono sceso, sono tornato giù. Che questa sia un pezzettino in più sulla stellina d'oro lo sappiamo, non abbiamo il pattern 4S. Sappiamo che i cicli sono più lunghi. Quindi ci sarà qualcosa, qualche movimento, va bene, lasciamolo stare. Guardate qui, questo movimento qui che si chiama pezzo in più, è un pezzettino di grafico in più, e qui mi parte il ciclo 3, ma col senno di poi lo so, non mi interessa adesso. Io devo essere convinto, perché se no non ho un trade da fare, che qui sotto devo andare, perché c'è il Condor, perché siamo nel ciclo 3, perché la distribuzione in chiusura, e perché su un time frame superiore, in questo caso prendo solo il 4 per non andare oltre, sono arrivato in una situazione dove posso leggere i cicli così. Quindi all'interno sono comunque di una salita, un ritracciamento, ritracciamento, chiusura. Quindi alla fine è tutto questo. Va bene? Ok, io vi voglio far vedere una cosa in anteprima, se è possibile, se volete. Però devo bloccare il monitor. Quindi non vedete quello che sto facendo. Vado a prendere, sposto questo, però devo anche capire dove l'ho messo. Allora, voi non vedete niente, lo vado a vedere se trovo prima. Faccio vedere dove sto testando il robot. Vedete che sotto c'è, però devo capire dove l'ho messo. Voi non vedete ancora, sì, ho beccato giusto, ho beccato proprio il punto giusto. Allora, un attimino solo che cerco il mio conto. Mi sa che l'ultimo che non ho fatto restart. Ah sì, ok, perfetto, l'ho anche trovato, guardate. Un attimino solo che adesso vi faccio partire. Tolgo questo. Ah, posso anche lasciarlo, tanto è un conto reale, non è che ci sia questo. Allora, però vi metto, prima di partire, un attimo perché serve un po' impegnato. Abbiate pazienza un attimino. Poi chi lo vuole capire lo capisce, chi non lo vuole capire non lo capisce, non mi interessa. Io ogni tanto, quando qualcuno mi scrive, non volevo capire come funziona il robot, come se mi scrivendomi su Skype io posso spiegarlo una cosa in 5 minuti. Allora, io do il via adesso al monitor nuovamente. Ok, qui vedete che poi lo faremo anche in un webinar serale. Questa cosa qui si chiama debug, è praticamente una struttura di lettura di quello che sta facendo il robot in questo momento, e l'operatività del conto a 5 coppie, ok? 1, 2, 3, 4, 5. Il conto ha però un margine inferiore al 1000, quindi vedete che c'è scritto, adesso vediamo se riesco a bloccarlo, non mi ricordo come si faceva a bloccare. Vabbè, non riesco a bloccarla adesso. Non mi ricordo più come si bloccava. Eccola qui, l'ho bloccata. Ok, adesso si sta andando. Vedete che qui c'è, non mi ricordo come si bloccava. Vabbè, guardate, vedete c'è scritto solo chiusure perché il margine vale 688,60. Ok, il margine è sotto i 1000, contro i 1000 che io ho predisposto. Una mancanza di 311,44. Vedete, ogni volta, ogni ticket, quindi ogni tick del mercato, lui fa questo calcolo e mi dice, guarda che ho questi basket allineati, ok? Questi basket sono allineati, questi basket sono allineati, e c'è sempre il margine più basso. Quando io andrò sopra i 1000, ti aprirò le operazioni che tu vuoi. Per il momento non ti apro operazioni perché il margine è sotto 1000. Questa cosa qui
Ragazzi, non è una cosa semplice da fare. Io non la so fare, l'ho dovuta far fare ad Alessandro, la fanno Gianluca, ma Alessandro fa queste cose qui un po' più piccolezze che io chiamo piccolezze, ma sono un po' più nell'andare nello specifico. Questa è la versione nuova che mi dice, ok, vuoi, infatti la sto testando apposta così in un conto con 5 coppie, che è un conto piccolino, per avere la possibilità di testarmelo, ok? Poi nei conti grandi hai il margine a 2000, 3000 e tu hai questo livello di 1000, 1500. Non ti serve questa funzione, però in caso c'è, ok? In caso puoi dire, sai cosa, adesso è agosto, mettimi il margine a 2000, vado in ferie tranquillo. E lui il robot ti fa questo. Quindi volevo, ci tenevo a farvi vedere un po' l'anteprima di questa cosa. Va bene? Che ne pensate? Ok, vedete che io sono sempre, sempre laborioso, sempre che faccio, eh? Benissimo, ridò lo start. No, non è già operativa, Giuseppe, non posso farla, te l'ho già detto, non posso mettertela operativa perché lo dovrò fare, io ne farò una parte, più che altro lo farà Gianluca nel weekend, ma... essendo come lo paragono ai vaccini, visto che siamo in questo periodo, devo anche aspettare che si facciano un paio di test. Non è stato toccato la parte sensibile del motore, quindi in un momento dove esserci problemi. Ma se io lo metto in un conto e a un certo punto il conto mi va a zero perché il robot impazzisce e chiude tutto, cosa mi dite? Paolo, hai fatto veramente un bel lavoro, bravo, bravo. Invece, per quello l'ho messo in un conto mio reale per avere un po' il resoconto. Adesso, oggi, domani, vediamo come si comporta e poi l'ho messo anche in altri due o tre conti, questo è chiaro, no? E poi nel weekend comincia a essere portata in tanti conti. Nei conti piccoli, oggi nei conti grandi verranno fatti dopo perché non ne hanno bisogno. Però c'è tanto lavoro, questo non viene fatto, viene fatto a mano questo, quindi tantissimi conti ci vorrà tempo. No, allora il tuo conto è cominciato ad aprire operazioni perché stamattina qualcuno l'ha attivato, ok? Non so chi, ma qualcuno c'era che l'ha attivato. Io no, perché dal portatile faccio solo magari esclusivamente se qualcuno mi dice, ma come guardare questo? Allora lo faccio. Molto più sicuro per i conti piccoli, questo è il salvaguardia, perché tu hai praticamente il controllo, Francesco, del margine. Cioè dici, ok, io voglio il margine a 1500, sotto i 1500 non voglio andare. Bene. Quando arriva a 1500, certo, il margine potrà scendere ancora, però la robot non ti opera più sotto il 1500. Ok? O 1100, 1200, 1300, 1400, 800, come vuoi tu. Ok? Ok, quindi certo, se è cominciato per te, Giuseppe, sono contento perché vuol dire che qualcuno ha riattivato quella parte. Ci sono tantissimi conti, ne sono una cosa, se vi mettete a pensare che sono più di 600 conti. Immaginate che siete tanti, poi la maggior parte ha 2-3 conti, c'è anche chi ha 5, 6, 7, 8 conti, e si assimila a tutto il conto, quindi entrare, mettere, fare, girare, spingere, fare, guardare, ricontrollare, ho messo bene, faccio partire, e siccome non è che lo fa uno che non ne capisce niente, lo fanno chi si capisce qualcosa, quindi prima di cliccare l'avvio, ok, devono essere sicuri, quindi ci vuole tempo, ci vuole tempo. Poi io consiglio sempre a tutti, anche a Gianluca, che è una macchinetta su queste cose, dico, fai ogni tanto un 10-15 minuti di pausa, perché poi te ne vanno via gli occhi e ci metti un attimo di cliccare qualcosa che non va. Allora, torniamo a noi, perché la stellina d'oro, ragazzi, io, come ieri, la stessa cosa. Poi ieri ti ho mandato l'occhiolino, Francesco, così per serata, per dargli nel pomeriggio, poi non è neanche sera. Non per vanto, hai già visto che avevo ragione sulla sterlina dollaro. Non è una cosa che veramente non è che la faccio sempre, non è che mi metto a mandare l'occhiolino in giro per prendermi questo, ma siccome avevo appena chiuso io le mie operazioni, ho detto ok, aspetta che vediamo, visto che Francesco mi aveva scritto che cosa ha fatto, no? Cioè, questa è la mia maniera praticamente. Solitamente non lo faccio perché poi non ho tanto tempo, ma ieri stavo camminando sotto i portici dove vado tutti i pomeriggi a trovare la mia mamma. E quindi c'era anche la pioggia, c'è stato un temporale, quindi ero lì fermo e ho detto aspetta che scrivo, va, visto che sto chiudendo. Ok, quindi questo è quello che io ritengo fare trading e questo che io ritengo anche fare un webinar. Cioè adesso io posso andarvi a vedere tantissime altre coppie, faccio la mia, possiamo andare anche qui, la mia
panoramica di 10 coppie, faccio 10 minuti per coppia, ho finito il mio webinar, grazie, arrivederci, e non c'è niente, cioè voi rimanete sempre lì fermi e io rimango sempre il relatore che fa vedere 10 coppie e alla fine della settimana dopo vi avete visto su queste 5 ho guadagnato tot, sulle altre 5 non ho fatto trading, perché prendo solo quelle positive. Così funziona il relatore che fa il webinar per fare i webinar. Io faccio il webinar perché mi piace farlo, e perché ho un obbligo di farlo, perché ho preso un contratto per farli, logicamente non è che oggi smetto di farli, infatti quello di ieri, di domani non ci sarà, ma non vi mando neanche l'avviso che non ci sarà, ve lo dico così direttamente, perché non entro neanche nel sistema a cambiarlo, ok? Però ragazzi, questo è una passione mia. Ok, nell'intraday dell'euro-dollaro, soltanto per, guardate queste due candele un po' così, no? Se io adesso dovessi fare trading a lungo termine, abbiamo una zona di supporto che io non la vedo perché logicamente c'è tutti i pannelli che mi coprono. No, vedi questa zona qui di supporto verde, il prezzo è arrivato qui, è partito. L'altro ieri con una candela bella, pin bar ribassista, ha dato lo stanzo ribassista. Allora, io guardando il daily, cosa dovrei fare? Andare long perché vedo questa candela qui? No, io derivo da questo massimo assoluto che è incominciato a scendere, partendo dalla media mobile. Questa salita, io ancora, se mi torni sotto questi corpi qui, e adesso dovrei calcolare, lo facciamo con questo qui proprio perché per essere più veloci, sul pivot il 50%, eccolo qui, in questa zona qui che è il 50% del piercing. Se il prezzo mi ritorna qui sotto, è short, anche se abbiamo il 50%, anche se abbiamo una zona di supporto, questo è short, ok? Se non va lì, non si fa niente, questo è l'intraday a lungo termine. La campana Gocciana, la banda di Bollinger è arrivata a toccare la parte centrale, quindi assolutamente o vado nella parte alta o torno nella parte bassa. Siccome derivo dalla parte bassa con questo segnale long, sono neutro, però potrei fare uno short solo se mi dà il segnale, magari la settimana prossima, ok? Benissimo. Poi, questa la togliamo, andiamo di nuovo qui. Nel metodo fascia sulla sterlina dollaro. Eccolo. Cioè, questo è quello che io all'inizio, un'ora fa, 3, 45 minuti fa, quasi, sì, 45 minuti fa, appena cominciato il webinar, sono entrato con una posizione short sulla sterlina dollaro. Ma non perché c'è, questa è. È inutile che io adesso mi vanto di un'operazione che faccio adesso o che ho fatto, ve l'ho detto prima di farla, ve l'ho detto. Quindi se ho anticipato forse ciclicamente per un'analisi sentimentale, un'analisi fatta a priori dai cicli, perché io so che qui sotto non ci deve andare, qui sopra non ci deve andare, perché io so che questo è lo stop loss. Io so che questa è una formazione a Condor, quindi qui sotto deve andare, faccio lo short perché ciclicamente siamo sotto la media 40, 64 e perché questo è il max Gauss e perché questo è il minimo di Gauss, era questo. E allora se questo mi fa un doppio minimo di Gauss, qui sotto non ci deve andare, torni su, questo è il max Gauss e la magenta. Ok? Cioè tutto quanto questo miscuglio di max Gauss, di Babu, Condor, fanno tutte parti di un vocabolario di lettura ciclica. Ok? Quindi il vocabolario di lettura ciclica è questo. Devi imparare a leggere il grafico seguendo tutto quello che vi sto dicendo io. Non vi richiedo niente. Lo so che non è facile e non è neanche che a fine anno io vi interrogo. Chi ha imparato, ha imparato. Chi non ha imparato, imparerà. Cioè non è che sia una cosa che sia a tutti alla portata di mano, che si impara oggi e domani siete operativi. C'è chi ci mette un giorno, chi ci mette 2 giorni, chi ci mette un anno, chi ci mette 2 anni, chi ci mette 3 mesi. Cioè io... Un ragazzo che faceva prima lavorava dal padre, faceva, come si chiama, il meccanico, aggiustava le macchine, no? Quindi lui si era preparato, ma adesso dovrei cercare le foto perché prima o poi, infatti, vi faccio di nuovamente l'appello che faccio a tutti. Se avete voglia, mandatemi una foto della vostra stazione di trading, anche solo di un monitor, cioè di un tablet o di che ne so io, il vostro tavolino, la vostra stanza dove fate trading. Non deve essere assolutamente come la mia di 5, 6, 7, 8 monitor, no? Deve essere anche solo un monitor solo. Io la metto poi, faccio un collage di tutte queste e nei webinar, nei seminari che faccio,
metto sempre nel monitor tutte queste foto, logicamente senza nome e senza anche viso, solo che faccio vedere a chi e tutti quelli che mi seguono come mi mandano le loro foto, è una cosa simpatica che faccio sempre. Allora, quindi questa cosa qui praticamente imparare a leggere i cicli, vuole imparare anche tutto il resto. E questo ragazzo qui che vi dicevo, Fabrizio mi pare si chiamava, non mi ricordo se si chiamava Fabrizio, o Maurizio, qualcosa con Izio comunque. Vabbè, forse mi sbaglio, forse era Lorenzo, dovrei andare a vedere. Dopo 2 o 3 anni lui lavorava dal padre, aggiustava le macchine, aveva la sua stazione praticamente coperta da un foglio di plastica, perché logicamente olio, mani sporche, tutto il resto, faceva trading. Ci ha messo 4-5 mesi ad imparare i cicli. Dopo un anno non lavora più a fare il meccanico, anche se è la sua passione. Lo faccio solo di passione, al sabato e alla domenica aiuto mio padre, se no il mio lavoro è diventato fare il trader. Ma non è il primo che me l'ha scritto. Poi chiaro, ci si sente dopo 2 o 3 mesi, non ci si sente, un anno non ci si sente, magari è tornato a fare il meccanico, non gli è andata bene, questo non lo so, però anche un ragazzo che ho sentito che ho incontrato l'ultima volta a Milano, ho detto guarda, io seguo sempre i tuoi webinar, non più spesso come prima perché ho imparato tanto, ho la mia tecnica, però seguo logicamente ancora un po' i cicli e sono profittevole. Questo è. Benissimo. Ok, quindi anche per oggi, adesso oltre ad avere, e questo perché uno mi dice sì, ma l'indicatore io lo devo seguire, mi ha dato il segnale short, sì, ma tu lo puoi seguire perché è un segnale tecnico. Però questo segnale tecnico ha una storia sotto. Il motivo perché io posso fare lo short adesso, lo so da qui. Ok? Lo so da qui perché qui, e qui ritorniamo sempre a te, Sirio, non so se ci sei ancora, della tematica di tutta l'evoluzione. Questo sta scendendo, questo deve scendere. Quindi alla fine stanno scendendo tutto. Quindi perché devo mettermi long? Ok? Quindi alla fine, se oggi la stellina d'oro non mi paga come ieri, io guarda, ieri ero qui a passeggio sotto i portici, tranquillo, ho chiuso i miei tot di guadagno, sono contentissimo. Questa settimana qui ho guadagnato come se fossi stato a casa, ok? E ho fatto trading in versione, quindi è anche la prova che io, quando io ho messo il video, la foto del treno con il portatile, il tablet, il telefono, quello che avevo appresso. Mentre leggevo, facevo trading, tutto il resto. Questa era la conferma che il trading lo puoi fare veramente anche sotto le palme, cioè lo puoi fare anche dove vuoi, cioè lo puoi fare anche sul Polo Nord se sei predisposto a farlo e perché se hai una connessione a internet. Quindi alla fine, una volta dicevano, puoi fare trading dove vuoi, facciamo vedere quello sotto la palma con l'ananas in mano, con la cannuccia, no? Eh sì, è così alla fine, puoi farlo veramente, però ragazzi, più bellino farlo dentro al proprio studio con tutti i monitor. Ok? Io direi anche per oggi, non voglio andare a vedere altro. Cioè, ieri ha chiuso la stellina d'oro, delle operazioni sul robot, le ha chiuse con questo short qui, mi sa che le ha chiuse, se non mi ricordo se era questo, non mi ricordo. Tanti hanno l'operatività simile, tanti conti sono uguali perché logicamente dopo un po' si allinea tutto, quindi so che tanti di voi magari devono fare dei prelievi e avevo chiesto, lo dico sempre, quando fate il prelievo, mandate un piccolo richiesta al vostro gestore. In questo caso, se sono io, mi chiedete Paolo, posso ritirare tot? E io guardo, sì, puoi ritirare. Magari dico, no, guarda, il conto è un attimino, lascia che si chiuda qualche parte di operazione e poi ritiri. Quando li ritiri, però ridimmelo, perché è una questione di gestione del conto, non è così, io ritiro quando voglio. Vabbè, fai come vuoi, se tu hai un conto a 50.000 non me lo devi scrivere, ritira quando vuoi, ma se hai un conticino piccolo, ci tieni anche tu a tenerti il tuo conto con una gestione che dice ok, sono sicuro perché posso ritirare 500 euro, non succede niente al conto? Allora basta, c'è una piccola su Skype, quello che volete. A proposito Skype, c'è un supporto Skype, adesso vedi, me lo segno anche, c'è un supporto Skype nuovo per il visual, aspetta un attimino che me lo scrivo, visual, Skype, allora c'è un canale Skype del visual, del supporto del visual, per chi ha problemi tecnici, non per passare dati, ma per problemi tecnici o richieste, domande, si può magari prima mandare una richiesta per Skype, non dati, non password, non cose del genere,
E poi loro vi dicono: ok, no, allora va bene, aprimi un ticket che così viene registrato, perché deve essere registrato. Poi, quando avrò tempo, farò un video anche per farvi capire come funziona il gestionale, perché ho capito che tanti non hanno capito ancora cos'è un gestionale. Purtroppo anch'io non lo sapevo, ma è proprio un posto dove tutti i vostri dati vengono archiviati, che è assolutamente. Se immaginate che sono centinaia e centinaia di conti, se uno si deve scrivere ogni volta le password, chiaro che sono tutti quanti registrate all'interno, però nella vostra area cliente siete voi solo che potete entrare, non altri. Ok? Tutto criptato, quindi è un gestionale che non può essere hackerato, come si suol dire. Ok, quindi abbiamo fatto anche questo, abbiamo fatto la stellina d'oro. A questo punto, la stellina d'oro, magari qui direi si potrebbe fare ancora un attimino, entrare con i pivot per darci un'idea. Siamo sotto il pivot. Ok, quindi in questo caso il pivot, stiamo rompendo il pivot, dobbiamo andare a questa zona, dobbiamo andare a questa zona, abbiamo un segnale short. Se tra un'oretta, quant'è? Tra un 40 minuti mi si chiude la candela sotto e abbiamo un segnale short, allora ancora o faccio un altro short oppure direi: ok, ho la direzione comunque già short, io sono entrato prima, continuo a tenermi perché il metodo fascia, chiamato proprio perché è una fascia di mercato, ok? Questa fascia di mercato prevede che nella situazione short ho una fascia di mercato short. Nella situazione rialzista, in questo caso questa zona qui rialzista non era da fare perché sono in campana con suono ribassista, però la fase l'ha fatta. Adesso sta facendo di nuovo una fase rossa che probabilmente sarà una fase rossa che continua e quindi avrò un altro mercato ribassista. Ve lo ricordate? La situazione dei box? Ok. Questa infatti è la fase rialzista, adesso non la vedo tutta perché la vedo nel monitorino, dovrebbe finire qui, più o meno, era un po' più indietro, finiva qui. Io non la vedo, la vedo solo sovrapposta da tutto quanto il resto, ok, più o meno qui. Ok, quindi in questa fase qui di mercato che vedete qui, ok, è una fase di mercato rialzista, ma su una campana gialla alta vado long, adesso non più. Ok, adesso vi ho spiegato praticamente la dinamica di ieri, di oggi e quello che succederà. Ok, io vi ringrazio. Quindi il vocabolario per leggere questo di oggi. Euro-dollaro, sì, eh no, euro-dollaro sì, certo, lo possiamo anche andare a vedere. L'euro-dollaro non ha chiuso l'operazione ieri, si è riportato alto su questa situazione qui, ha fatto questa pin bar rialzista, sta andando a toccare il pivot. Campana gaussiana, dov'è il Max Gauss? Andiamolo a vedere perché non vedo tutto il monitor. Allora, qui è partita qualcosa. E qui probabilmente siamo nel ciclo 2, questo è il ciclo 3, quindi la stessa allineamento della sterlina dollaro. Fatemi vedere che magari non sia una distribuzione un 1, un 2, un 3, un 4, ma in ogni caso. Allora, andiamo sulle campane gaussiane, poi andiamo a vedere ciclicamente. Questo è il Max Gauss. Guardate, questo è il Max Gauss. Guardate che storia. Questo è il Max Chaos. Perché non è questo il Max Chaos? Vediamo qualcuno che me lo dice. Perché non è questo il Max Chaos? Parte da qui, questa è la parte più alta, comincia a scendere. Ah, non lo sapete, non lo sai. Perché questo qui è più alto, quindi devo scegliere quello precedente è questo, ok? Questo non è altro che, dai Sirio, beh, mira, me l'ha già scritto, non l'avevo neanche visto. Certo, io lo posso leggere così, come lo posso anche leggere, anche come Max Chaos, questo non è detto, questo è un errore ciclico, perché la campana gaussiana non si è comportata, ma succede ogni tanto, ma succede, questa è la campana gaussiana. La curva degli errori, questo è un errore ciclico, è uscito fuori dalla deviazione standard, la curva degli errori di Gauss, ok? La posso leggere così, come la posso dire no, questo è il Max Gauss, da qui vado short. La stessa cosa, non è che cambia più di tanto, cambia dal punto di vista di trading manuale se uno vuole farlo. Ok, quindi in questo caso però, ultimo, poi vi lascio. Bocca secca, fatemi bere qualcosa, c'è ancora qualcosa da bere? Sì. Allora, Alessandro, sì, adesso arrivo. Non so. Allora.
Ah, stai qui con me, non avevo, mi state scrivendo un casino di roba sul telefono. Allora, Alessandro, sono andato. Sì. Buongiorno. Ok. Mi sta guardando anche questo. Quindi a questo punto, ricordami Sirio che ti avevo detto di quell'altra cosa. Dovevamo anche parlare di per sbloccare dall'altra parte, no? Ok? Mi ricordamelo che ho parlato anche con Alessandro di questo. Allora, in questo caso, no, 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 dell'altro te ne servono 5, ok? Speriamo che mi hai capito adesso. Ok? Quindi ho già parlato anche di Alessandro di questo, mi sa, non so se lo riesce a fare oggi, dobbiamo vedere. Ok, quindi alla fine andiamo a vedere l'euro-dollaro ciclicamente, andiamo su 4 ore. Siamo qui, deve partire un ciclo 3, l'abbiamo già fatto, guarda, il ciclo 3 che abbiamo il ciclo 1, quindi è tutto quanto, è come la fine del ciclo 4 smezzato, da qui parte un ciclo 1, se il ciclo 1 adesso non è forte e diventa addirittura ribassista da qui, ho la stessa analisi sul 4 ore, quindi divento ribassista da qui, siamo sotto la media mobile, la trend line ciclica, quindi alla fine questa salita di ieri è qualcosa di mi parte un ciclo, adesso deve ritornare giù, non abbiamo un segnale short, non lo faccio. Qui abbiamo un segnale short, non lo faccio perché siamo in un ciclo comunque 1. Se mi ritorna su, partirà qualcosa, ma se mi ritorna qui sotto, incomincia ad entrare ribassista il ciclo 1 e quindi siamo ribassisti anche qui. Ok? Perfetto, dai. Vi ringrazio della partecipazione. Vi lascio con una sterlina d'oro sul minuto, sterlina d'oro sull'H1 con una bella candela. Quindi non so chi l'ha fatta di voi, ma sta arrivando un attimino a dare l'idea che dicevo io, il Condor non esiste. Grazie a tutti, alla prossima, ci si sente lunedì. Grazie Francesco, mi fa piacere. Allora, lunedì ore 9:30, ok? Per domani non ci sono, non passa, ok? Non ce la faccio, ok? Grazie a tutti, ciao ciao, buona giornata, ciao 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 a tutti.